Ragazzi, non ci posso credere, abbiamo appena comprato un van usato, la nostra futura casa. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi zaino in spalla in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni e 50.000 chilometri siamo arrivati a Panama. Abbiamo deciso di prendere una pausa e tornare in Italia. Quali saranno i nostri prossimi passi? Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale. Oggi finalmente vi spiegheremo che cosa bolle in pentola. Siamo venuti in un posto vicino a Milano, quindi in mezzo alla natura, per spiegarvelo, perché è frutto delle decisioni che abbiamo maturato in questi mesi tornati da Panama per una pausa momentanea. Non è stato facile prendere queste decisioni perché è stato dettato da molti fattori, motivi personali e anche motivi non legati a noi, e alla fine abbiamo deciso di prenderci ancora un po' più tempo qui in Italia e aspettare di proseguire col nostro viaggio fino alla Patagonia, innanzitutto perché le frontiere sono tutte chiuse in Sud America ancora. Per chi non lo sapesse, da Panama alla Colombia non ci sono strade, bisogna spedire il furgone da Panama alla Colombia con una nave e noi lo raggiungeremo in aereo. Questo passaggio costa più di 1.000 euro, quindi rischieremmo di fare tutto questo processo per poi rimanere bloccati in Colombia, perché Ecuador, Perù, Bolivia, Argentina, Cile sono ancora tutti chiusi. Se voi vi ricordate quando noi siamo partiti dal Messico dopo la pandemia, quando hanno cominciato a riaprire le frontiere, non è stato proprio così facile passare le frontiere, soprattutto poi quando siamo arrivati in Nicaragua, dove per un test ci hanno fatto tantissime storie, e non so se vi ricordate anche quando abbiamo dovuto aspettare 3 mesi in Nicaragua per fare in modo che il Costa Rica si prendesse il suo tempo per riaprire le frontiere terrestri, quando in aereo si poteva benissimo entrare. Ora la situazione è ancora così in Sud America, nel senso che, come ha detto Serena, tutti questi stati che noi dovevamo attraversare sono chiusi, quindi noi veramente non ce la sentiamo di stare lì ad aspettare che questi stati aprano chissà quando. Potrebbe essere un mese, come 5, come altri 2 anni, e quindi appunto finché le cose non sono chiare preferiamo rimanere qua, anche perché è raggiunto il momento anche per noi di stare un po' con le nostre famiglie. Preferiamo andare avanti con i nostri progetti da qua per un po'. E di fatto il progetto dall'Alaska all'Argentina aveva durata 1 anno e qualche mese, poi per un modo o nell'altro siamo arrivati a 2 anni bellissimi, quindi non è che non arriveremo più, no, ci arriveremo, sicuramente, ma prima o poi ci arriveremo. Facciamo tranquillizzare la situazione in Sud America, perché anche essendo in contatto con molti viaggiatori ci rendiamo conto che adesso non è veramente il momento veramente di viaggiare lì, quindi non prendiamo questo come una sconfitta, rimane il sogno di farlo, anzi saremo ancora più felici di andare tra un po'. In 2 anni veramente abbiamo visto talmente tanto che anche fermarci per un attimo non ci dispiace, perché siamo veramente pieni di bellissimi paesaggi che abbiamo scolpiti nel nostro cuore. E potremo godere ancora di più del viaggio che faremo più avanti. Non ci pesa assolutamente fermarci per un po', anche perché comunque l'Italia è stupenda, è il paese più bello del mondo, quindi potremo tranquillamente vederla un po' alla volta. Chiaramente tutta questa decisione ha degli aspetti positivi e negativi. Il primo è che noi abbiamo il nostro mezzo tanto amato, a cui noi pensiamo veramente tutti i giorni, infatti siamo in contatto con la dogana di Panama tutte le settimane e ci inviano foto sullo stato di Nirvan, e state tranquilli perché sta veramente bene. Comunque noi prima o poi dovremo tornare a Panama, perché il parcheggio in dogana ha una durata di 6 mesi, e quindi la nostra idea è quella di rientrare tra qualche mese per poi vedere che cosa fare con il mezzo, e qui noi veramente non sappiamo ancora che cosa fare. Ci sono delle opzioni, vi terremo aggiornati quando arriveremo lì. Purtroppo non lo sappiamo ancora neanche noi, dobbiamo prendere ancora altre decisioni che non sono facili,
Nel frattempo, oltre a questo grande progetto di cui vi diremo tra poco, stiamo anche lavorando da remoto, non in ufficio. Per fortuna adesso ci sono tante possibilità di lavorare anche organizzandosi il proprio tempo, quindi tranquillizziamo quelli che dicono che papino ci dai soldi, perché da quando siamo maggiorenni ci paghiamo tutto da soli. E... ma lo sanno, dai, c'è qualcuno che lo dice, perché però forse non ci conosce così a fondo. Comunque, dopo tutte queste chiacchiere, andiamo al sodo e andiamo a vedere qual è il nostro prossimo progetto, che è qua vicino a noi. Dammi una mano ad alzarmi, perché... tra l'altro è pieno ancora di zanzare qua. Ragazzi, siamo qui vicino... dov'è che siamo? Vicino a Pioltello. Pioltello, se qualcuno è di Pioltello, questo è il posto in cui siamo, non so se lo conoscete. Vabbè, non si capisce molto, non una si capisce. Strada in mezzo al nulla. Tra le zanzare, ecco, vai, alzati, facciamo vedere il progetto. Andiamo, andiamo verso il progettone. Si vede lì in lontananza? Non si sa. Eccolo! Andiamo! Vai, vai! Fallo vedere. Il nuovo progetto, ragazzi. Nasce Nirvan 2.0. Eccolo qua! Abbiamo deciso di prendere un furgone più grande perché in effetti dopo 2 anni ci siamo resi conto che mancavano un po' di comodità, anche se noi siamo stati benissimo su Nirvan, però per i paesi un po' più freddi mancava il riscaldamento, la doccia interna con l'acqua calda e tante altre piccole cose. Faremo un terzo letto addirittura, stiamo già facendo il progetto. Comunque ho un po' freddo, comunque adesso vi faremo vedere quanto è grande il nuovo Nirvan 2.0. Qualche dettaglio tecnico, noi abbiamo trovato veramente questa occasione, infatti non ce la siamo lasciata perdere assolutamente. Piccola precisazione. Un Ducato, ovviamente, non potevamo che scegliere il Ducato del 2008, 160 cavalli, 3000 turbo diesel, una cilindrata da paura. Mi sono dimenticato di dirvi le misure del Ducato. Questo che abbiamo preso è lungo 5,99 m, circa 1,30 m più grande del precedente, quindi, e soprattutto ben 50 centimetri quasi più alto. Questo furgone è stato il frutto di una grandissima ricerca da parte di Carlo soprattutto, infatti tutti i giorni stava smanettando su subito.it marketplace e alla fine ha trovato dopo un mese questo furgone, l'ha fissato praticamente perché sembrava veramente ottimo. E siamo andati a vederlo alle 8 di mattina a Varese. Carlo non ha dormito la notte perché non voleva farselo scappare. Ragazzi, non ci posso credere, abbiamo appena comprato un van usato, la nostra futura casa. Eccolo! Benvenuti. Ma ci credi? Welcome. Abbiamo comprato casa nuova. Ci siamo anche ingranditi, guardate che bello. Poi ve lo faremo vedere ancora meglio. Adesso siamo a Varese e dobbiamo tornare a Milano, perché abbiamo ritirato proprio oggi la nostra nuova casa che camperizzeremo qui in Italia. Siamo pronti a partire per questo viaggione Varese-Milano. Abbiamo fatto dall'Alaska a Panama, ce la dovremmo fare. Però questo mezzo è più lungo, quindi dobbiamo prenderci un po' la mano, iniziare a Carlo, perché io ancora non me la sento. Come si guida sto coso? C'è anche il televisore? Top! Come si accende? Menu, ecco, perfetto. Cominciamo. È un po' più tecnologico rispetto a Nirvan. Perfetto. Iniziamo bene. C'è il freno a mano. September's the distances we covered, the fist fights on the beach.
E ci è piaciuto subito perché, a parte piccoli problemi di carrozzeria che stiamo risolvendo con l'aiuto di mio nonno, è in ottime condizioni, costava veramente pochissimo e quindi abbiamo deciso di prenderlo. Ragazzi, tutta un'altra cosa, c'è la chiusura centralizzata, l'aria condizionata, soprattutto io ci sto in piedi perché è alto 1,97 m, poi lo isoleremo, mi faremo vedere. Comunque, il nuovo progetto è questo, abbiamo comprato un van più grande e lo camperizzeremo qui in Italia, ecco. Con Nirvan 1 non avete visto il processo di camperizzazione perché ancora non facevamo video, però in questo caso vi faremo vedere tutto il progresso di come andrà. Dopo 2 anni sopra Nirvan ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un po' più di comodità, soprattutto Carlo aveva bisogno di stare un po' più in piedi, anche se cucinava da seduto e stavamo bene, però... Questo è un progetto che davvero ci piace un sacco. Nel primo van, quando abbiamo camperizzato Nirvan, ci siamo divertiti tantissimo. Veramente, allestire questo furgone è stato già l'inizio del nostro viaggio. Quindi il viaggio è partito proprio da lì. Infatti portiamo nel cuore i ricordi di questa camperizzazione e perciò abbiamo voluto farne un'altra per metterci alla prova, per fare un qualcosa di anche più per carino, per migliorare, sì, e chissà un giorno magari ne potremo fare degli altri, che dici? Non ci dispiacerebbe l'idea. Comunque, vivendoci 2 anni sopra un furgone, abbiamo anche capito cosa avremmo dovuto fare diversamente, cosa c'era da migliorare, e quindi appunto questa sarà una ottimizzazione del Nirvan che avevamo fatto e speriamo venga ancora più bello. E... Ma sicuro, dai, anche se il primo amore non si scorda mai, tanto lo andiamo a ritrovare. Adesso però ve lo facciamo vedere, anche se è tutto vuoto perché lo stiamo progettando. Vai, Sera, facci vedere. Aspetta che te lo devo aprire qua, che... 1, 2, 3. Ecco. Eccoci. Fai un salto. Ci sto in piedi, posso saltare. Qua allora, stiamo già un po' organizzando gli spazi. Metteremo il bagno da questa parte. Fai vedere parte. Dove metteremo il bagno, fai vedere. Lo dico già? Spoileriamo? Dai, dai, fai vedere dove metteremo allora, il bagno. Allora, qui ovviamente l'ingresso. Qua ci sarà il bagno con la doccia. Ok. Qua ci sarà un tavolino con 2 divanetti. Perfetto. In fondo il letto, come Nirvan. Sarà un pochettino più grande. E qua ci sarà la cucina, che arriverà fino a qua. Quindi cucineremo con vista anche qui e poi stiamo decidendo tutto l'arredo, tutti i prodotti che useremo. Intanto adesso lo stiamo pulendo, vedete, c'è veramente uno spazio enorme, qui ci passa veramente di tutto, lo isoleremo. Vi faccio vedere che io sto in piedi perfettamente e sono con le scarpe. Adesso apriamo anche perché così si sente meglio. Ecco qua. Ecco, ve lo facciamo vedere anche da dietro. Beh, è grande, eh? Ci posso correre qua. Sono 3,70 m utili per 2 metri di lunghezza e 1,97 m di altezza. Bene, quindi vi abbiamo fatto vedere il van e spero siate felici per questo progetto. Sicuramente noi ritorneremo a Panama tra qualche mese, quindi non è che il viaggio termina, viene solo posticipato per i motivi che vi abbiamo detto. Da settimana prossima cominceremo tutte le fasi della camperizzazione che vi faremo vedere e niente, quindi ci vediamo al prossimo video.